È un evento formativo unico nel suo genere per la provincia di Reggio Calabria, che quest'anno taglia il traguardo della terza edizione. Stiamo parlando di Hospitality Riviera dei Gelsomini, che per il 2017 si è posta l'obiettivo di intraprendere azioni di formazione che mirano a migliorare la capacità e la professionalità degli addetti alle strutture ricettive e dei pubblici locali. Una giornata di full immersion svoltasi presso il Club Hotel Kennedy di Roccella Ionica ed organizzata dal Consorzio degli Albergatori della Locride Ionica Holidays e Federalberghi di Reggio Calabria, che ha suscitato notevole interesse non solo tra gli addetti ai lavori della provincia. Un'iniziativa che rientra nel più ampio progetto di incentivare le presenze turistiche nel territorio, rendendo il soggiorno il quanto più possibile confortevole. Fondamentale pertanto l'accoglienza degli ospiti in arrivo, che deve avvenire in un contesto organizzato, ordinato, pulito e per quanto possibile efficiente. In questa direzione va la scelta di dedicare la terza edizione di Hospitality alla prima colazione e all'artigiano del breakfast. Ai nostri microfoni hanno illustrato gli intenti della giornata formativa Maurizio Baggetta, presidente del Consorzio di Operatori Turistici della Locride Ionica Holidays, ed il suo vice, nonché direttore del Club Hotel Kennedy di Roccella Ionica, Maurizio Reale. Allora, diamo anche quest'anno il benvenuto alla terza edizione dell'Ospitale di Riviera Gelsomini, che quest'anno la Ionica Holidays insieme a Federalberghi provincia di Reggio Calabria ha organizzato una giornata tecnica per quanto riguarda le strutture alberghiere, dove ci sarà un corso per la prima colazione, quindi le nuove tecnologie, i nuovi prodotti, i nuovi modi per allestire la colazione in albergo. E poi ci sarà in seguito nel pomeriggio anche un corso di formazione su un gestionale alberghiero che dà la possibilità di aumentare il fatturato nelle strutture alberghiere. Questo fa parte anche di un programma che la Ionica Holidays ha stilato per questa stagione, quest'anno, che oltre al corso, che appunto è la terza edizione, sta partecipando alle fiere di settore. C'è già stata la presenza nelle fiere di Napoli, saremo la prossima settimana alla BIT di Milano, dove ci sarà un educational che verrà fatto dalla nostra associazione a presentare ai buyer stranieri le bellezze della nostra terra. Terminerà poi con una degustazione di prodotti tipici appunto della Riviera dei Gelsomini. Quindi stiamo poi programmando anche altre iniziative su ottobre e anche un incontro con le alte cariche regionali per quanto riguarda il turismo. Allora, anche quest'anno siamo riusciti ad organizzare questo evento con grande difficoltà e con grande impegno, anche grazie all'ospitalità sempre eccellente dell'Hotel Kennedy. Siamo riusciti a fare la terza edizione dell'Hospitality Riviera dei Gelsomini, sempre all'insegno della formazione. Quest'anno, al contrario degli altri anni, abbiamo cercato di dare più interesse alla preparazione delle prime colazioni e dei buffet che si fanno, perché oramai le prime colazioni sono diventate uno degli elementi più importanti della giornata di soggiorno, in quanto si inizia la giornata operativa, si va a mare, sia per quanto riguarda il turismo professionale, sia per quanto riguarda il turismo balneare, ormai la prima colazione è una degli elementi più importanti. Quindi abbiamo deciso di dare una formazione e quindi rimetterci sempre in discussione, come nostra abitudine, sia come albergatori, sia con i nostri capiservizi, sia con i direttori delle varie strutture, affinché questo elemento, che è la prima colazione, è sempre più importante, come dicevo prima, nella vita alberghiera, sia fatta come si deve. Abbiamo fatto venire questa azienda dal nord Italia con uno chef specializzato in questo settore, che ci dimostrerà come deve essere fatto un buffet. Abbiamo cercato di dare, non staccare completamente dal vecchio, quindi dare una formazione in termini di vendita, ma nello stesso tempo dare anche un grande spazio, quasi tutta la giornata, anche alla prima colazione. Questa cornice dell'Hotel Kennedy
ci accoglie sempre in modo eccellente. La Ionica Holidays assieme a Federalberghi hanno cercato di dare spazio non solo qui nella Locride, ma sono molto contento perché ho visto strutture che vengono dalla zona di Catanzaro, dalla zona di Lamezia e anche da Vibo Valentia. Quindi vuol dire che la giornata è stata fatta bene, gli sforzi che abbiamo fatto in questo periodo non sono stati pochi, anche perché siamo proprio a ridosso delle fiere, già una l'abbiamo fatta, quella di Napoli. Sabato partiremo per Milano e quindi saremo presenti anche lì, quindi non è stato facile.